Ma cosa non ha funzionato in Wonka? Ebbene sì, la nuova pellicola con protagonista Timothée Chalamet ha lasciato grande stupore nei fan della fabbrica del cioccolato, anche perché forse siamo rimasti un po' delusi perché abituati alle performance dei vecchi attori nei vecchi film, però comunque oggi vi andrò un po' a parlare di qualche sfaccettatura legata alla pellicola. Ciao, sono Aptan Nerd e bentornati su Chuck e Azione. Ma che Willy Wonka è quello di questa origin story? Di certo non è quello di Gene Wilder, con quel carattere irascibile, cinico e pieno di piccole sfumature di ironia cattiva, un vero tycoon solitario e pieno di sé. Timothée Chalamet non dà nessuna di queste sfumature enigmatiche, non esprime nessun cinismo e nemmeno quel distacco dal mondo dei bambini, qui abbracciato. Tuttavia, questo non è nemmeno Willy Wonka di Johnny Depp, allucinato, fragile e tarato, con gli occhi da pazzo e una dentatura da vanitoso. Non lo è perché non ne ha la vena di follia e nemmeno quella capacità di essere contemporaneamente da una parte fisicamente, ma altrove con la mente, sempre sfuggente e come irraggiungibile. Dovrebbe quindi essere un terzo, nuovo Willy Wonka, ma la verità è che questo protagonista non ha nessuna personalità. E lungo questa pellicola il nostro Timothée Chalamet fa veramente molta fatica a creare un suo personaggio sulla base di questa sceneggiatura, perché nella trama infatti fa vedere che lui è un avventuriero un po' ingenuo, un po' ambiguo, che vuole crearsi la sua fabbrica di cioccolato, però comunque molto legato alla madre che si tiene stretta nel cuore, però gli manca quel tocco che lo rende Willy Wonka. C'è anche da dire che il cambio regista può fare la differenza, come anche il cambio attore, perché ogni attore ha il suo modo di recitare e ogni regista ha il suo modo di raccontare una storia. Quindi, qualora si riesca a mantenere i punti chiave, ovvero il carattere del protagonista, i sogni, il discorso della fabbrica del cioccolato, allora ok. E in questo caso, bene o male, di sfondo ci siamo. Problema comunque legato al protagonista, come ho detto prima, perché non si può creare un protagonista uguale a quelli precedenti. Sì, è vero, questo è un prequel, quindi lui è un bambino, confronto agli altri due che erano già adulti, tra virgolette, però comunque bisogna vedere come si evolve la storia, tutto ciò che gli capita nell'arco della sua vita che lo farà diventare quell'altra persona. Quindi non me la sento nemmeno di criticarlo così tanto, anche perché l'hanno reso un pochino più bambinesco, ci sono più musiche, ci sono più colori, ci sono più persone che cantano e ballano. È tutto un altro linguaggio di spiegare la storia della fabbrica del cioccolato. E sì, è un target che va un pochino a calare, un pochino più per bambini, però Tim Burton l'aveva reso molto differente, come anche il regista del film precedente. Però ragazzi, è un prequel. Fate finta che ci sia il multiverso anche in Willy Wonka, magari è un altro Willy Wonka, chi lo sa. A me non è dispiaciuto, l'attore è molto bravo. Oltretutto, ripeto, se si va a paragonare con quelli vecchi è difficile creare tutta la somiglianza che c'era al 100%. Qualche differenza ce la trovi sempre. Inoltretutto, alla fine di questa pellicola, il carattere del nostro Willy non è diventato per niente più simile a quello del personaggio che conosciamo. Gli eventi di cui è protagonista, cioè esplosioni, fughe, salvataggi all'ultimo momento, truffe, tradimenti, non lo cambieranno in nessuna maniera. Non è la storia di come Willy Wonka sia diventato un magnate, ma semplicemente di come al suo arrivo in città abbia dovuto faticare per fondare la sua fabbrica e abbia stretto un'alleanza con gli Oompa Loompa, che qui sono una specie di razza avventurosa e abile, non i Minions, ma più una forma più di infallibili corpi speciali che nessuno può fermare, e hanno dei gadget, persino un costume, per ogni situazione. E hanno pure la faccia di Hugh Grant, quindi non si poteva sperare di meglio. Ebbene, ragazzi, sono arrivato alla conclusione di questo video. Spero che abbiate apprezzato tutto ciò di cui vi ho parlato e che vi sia piaciuto ascoltarmi. In ogni caso, vi chiedo gentilmente di seguirci su Instagram e Facebook e di iscrivervi al nostro canale su YouTube, cliccando anche sulla campanella, che è sempre una cosa importantissima. E da Captain Nerd, qui oggi è tutto, e noi ci rivediamo presto a un prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi!